Oggi un gol pesantissimo nella Bolgia dello Zaccheria scottava quel pallone, Leonardo. Ma no, è, è stato un rigore decisivo, importante. E mi sono incaricato perché me la sentivo e andò a C'era Brugman che forse bene. lo voleva tirare. Ma ha preso il pallone. Però poi, quando ha visto che ero convinto di tirare, me l'ha lasciato. E parliamo dell'episodio del rigore, ci sono state le proteste del Foggia, il pubblico ha cominciato a fischiare l'arbitro, però possiamo dire che la trattenuta su di te è stata abbastanza evidente. Ma c'è stata, c'è stata, poi eh, io potevo arrivare sulla palla e... E con questa trattenuta, appunto, mi ha impedito di arrivare sul pallone e l'arbitro ha fischiato, ha fischiato il rigore. Leonardo, più che mai il ritornello è sempre lo stesso: se non segna, mancuso nel Pescara sono problemi. Oggi no. hai segnato ancora una volta. Tu, questa squadra continua un po' a litigare, però con il gol nelle ultime settimane state faticando negli ultimi 18 metri. Perché, secondo te, ma credo che, che sia un momento. Eh, oggi abbiamo. Sì. Abbiamo anche cambiato modulo e credo che comunque nel complesso abbiamo, abbiamo creato. Eh, è chiaro che ci sono i momenti in cui magari non te ne accorgi neanche, tocchi la palla e va dentro, e altri un po' meno. Eh, questo è così, ma eh, è, solo, è solo frutto di, di un momento un po', un po così. Ecco. Ti voglio chiedere se avevi parlato a fine partita con Brugman per l'episodio del 49esimo perché Pillon è arrabbiatissimo. Lo padalino ha detto ai nostri microfoni. Probabilmente ha ragione Pillona ad arrabbiarsi, insomma, che vi ha detto Gas. Eh, il tocco Gas anticipa il portiere, eh, anticipando il portiere il portiere lo travolge e, e in teoria da regolamento è, è calcio di rigore. Più io che poi... in teoria. Eh, Se ero... avesse però trattenuto il pallone anziché tirare il rigore era a quel punto ne... ancora più netto. Ma l'arbitro io sono andato a chiedere, mi ha detto che la palla quando c'è stato il contatto tra i due era già uscita, però io voglio dire Brugman anticipa di netto il portiere il portiere lo travolge, quindi la dinamica, la dinamica è quella. Ti chiedo un'ultima cosa ti chiedo da parte mia Leo, eh, se con questo modulo vi siete sentiti meglio in campo perché il primo quarto d'ora è stato forse uno dei più belli della stagione del Pescara molto dinamico, propositivo, Marras una volta a sinistra, una volta a destra, una volta dietro le punte non ha dato riferimenti? Ma credo che, che sia una, una valida alternativa, io mi rallaccio a quello che ha detto il mister nel, nel pre che i moduli possono servire ma quello che poi conta è l'atteggiamento che la squadra mette in campo oggi eh, ci siamo trovati bene sicuramente con, con questo modulo, però penso che quello che è più contato è, il no, è stato il nostro atteggiamento che ci abbiamo messo sin dall'inizio. Infatti, penso che la parità sia stata soprattutto dal punto di vista caratteriale diciamo interpretata, interpretata bene. Ora Leonardo ne parlavamo anche con Vincenzo Fiorillo i tifosi si aspettano questa vittoria che manca da diverse settimane, lunedì prossimo ci sarà questo posticipo a Crotone, altra gara dura in casa di un'altra formazione impelagata nelle zone basse della classifica Sì, sarà un'altra un partita difficilissima perché come ha detto Vincenzo nel giorno di ritorno le partite sono tutte più, più dure perché le squadre appunto i punti iniziano a pesare di più. Eh, è chiaro che noi andremo, andremo per, riusci, per cercare di trovare la prima vittoria di, di quest'anno. Scusami, ma come ti sei trovato oggi con Monachello in questo nuovo modulo eh, col tuo compagno di squadra? Insomma nel primo tempo avete avuto occasioni e nella ripresa un po' meno? No, eh, come ho detto prima, eh, il modulo è un'alternativa valida che, che possiamo... Che il mister può, può tenere in considerazione per il futuro, poi quello che conta è l'atteggiamento che noi ci mettiamo durante la partita e oggi credo che sia stato ottimo. Poi col modo ci siamo trovati bene, ora abbiamo, abbiamo diverse alternative. L'ultimissima, proprio Leo. Dopo il gol dell'1-1, il Pescare è tornato a spingere. Da su la sensazione che è che potevate segnare il 2-1? C'è un po' di, rampia, di rammarico. Ma credo che abbiamo avuto qualche qualche ripartenza, qualche pala dove, dove potevamo andare a fare, a fare il secondo gol. Eh, è stato dopo il mio gol, come hai detto tu, ci sono state appunto eh, occasioni, magari che potevamo anche sfruttare meglio, però credo nel complesso che il pareggio sia il risultato più giusto.